Amici sportivi del Mala, appassionati di ciclismo, benvenuti al commento dell'ottava tappa dell'edizione numero 73, quante edizioni, della Vuelta de España 2018, un'ottava tappa che non ha riservato grandissime sorprese, se non che la vittoria di Alejandro Valverde, la seconda vittoria per l'embatido, soprannome suo, proprio perché in questi arrivi in salita, brevi, con pendenze molto interessanti, è imbattibile. Quindi l'embatido conquista un altro successo di tappa in questa Vuelta 2018 davanti a Peter Sagan e Danny Van Poppel. Quindi alla fine i velocisti sono stati i protagonisti principali di questa giornata, ma l'embatido è imbattibile in questi arrivi. Partiamo con ordine, pronti via, e subito è andata via la fuga di giornata, ovvero abbiamo avuto tre corridori in fuga per tutto il giorno fino a 6 km dall'arrivo: Thiago Machado della Katusha Alpecin, Jorge Cubero della Burgos, Héctor Sanz della Escaudí. Gli ultimi due corridori che ho nominato si sono staccati prima dell'effettivo ripresa del gruppo principale nei confronti di tutti e tre i fuggitivi. Thiago Machado purtroppo è stato l'ultimo corridore che si è arreso alla forte natura del gruppo a circa 6 km dall'arrivo, e poi è iniziata la bagarre. Per questo arrivo in salita di Almadenne di circa lungo circa 2 km con pendenze che superavano il 5%, e che è stato veramente un arrivo molto, come posso dire, molto sprintoso, ecco, nel senso che sembrava proprio una volata di gruppo, ma a vincerla, come ormai avete capito, non è un velocista puro, è proprio stato un corridore, Alejandro Valverde per l'appunto, che non è fortissimo nel secco, nella pedalata secca, in pianura, no, è forte negli sprint, nelle brevi salite, dove, cioè, è arrivo da classiche, come si suol dire, e di conseguenza quando ci sono questi arrivi Valverde viene soprannominato embatido, e di conseguenza su tre arrivi di questo genere per adesso della Vuelta, due ne ha vinti lui, e questo fa già pensare. Ma per il resto della corsa diciamo che i big non si sono dati troppo fastidio, quindi oggi è stata una giornata veramente di riposo tra virgolette per i vari big, se non che appunto Alejandro Valverde era secondo nella classifica generale, e così facendo guadagna 10 secondi automaticamente di abbuono sugli altri big. Quindi Semolard non ha perso neanche un secondo rispetto agli altri contendenti per la classifica generale della maglia rossa. Valverde ne guadagna 10 grazie alla vittoria di oggi, diminuendo il distacco da Molard di appunto 10 secondi, andando a 37 secondi di svantaggio su Ruti Molard, mentre i distacchi degli altri big sono quelli, tranne per Mollema, che purtroppo ha perso ancora del tempo, più di 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, il Nurzakarin della Katusha Alpecin, che purtroppo ha perso ancora di più, 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 35 dai big. Quindi diciamo che il Nurzakarin e Bauke Mollema non saranno i vincitori di questa Vuelta 2018. Andando a vedere la classifica punti per la maglia verde, vediamo che Alejandro Valverde ha rafforzato ancora di più la classifica, la sua leadership in questa speciale classifica, comanda con 13 punti di vantaggio su Peter Sagan della Bora Hansgrohe. Purtroppo Sagan oggi è stato veramente battuto da un Valverde incredibile, perché se avesse avuto Sagan delle energie ulteriori era il vincitore sicuro di questa tappa. Mentre per la classifica
Per quanto riguarda gli scalatori, quella contraddistinta dalla maglia blu-bianca o azzurra e bianca, decidete voi. Amate Mardones della Cofidis comanda ancora questa speciale classifica. Oggi non è andato in fuga, ma i punti erano pochi. Se non mi sbaglio, era uno o due punti che assegnavano questo Gran Premio della Montagna di terza categoria. Quindi, giustamente, Mate Mardones non è andato in fuga. E quindi Mate Mardones della Cofidis comanda questa classifica con ancora 18 punti di vantaggio su Pierre Rolland della Education First. Da domani veramente si inizierà a ragionare, perché Mate Mardones domani rischia di perdere questa maglia, attenzione. Mentre per la classifica combinata, Valverde riscavalca di nuovo Mikel Kwiatkowski e quindi conquista per adesso la leadership della classifica della maglia bianca, quella per la combinata, mentre la classifica a squadre vede sempre comandare la Astana Pro Team con 2 minuti e 7 secondi di vantaggio sulla Lotto Enel Jumbo. Ma domani, ragazzi, è l'ultima tappa della prima settimana e anche il primo serio arrivo in salita di questa Vuelta 2018. Ma vi aspetto domani mattina per per la presentazione nel minimo dettaglio della nona tappa della Vuelta 2018. Se seguite sempre sul mio canale i prossimi video riguardo la Vuelta de España 2018. Ci vediamo domani mattina, appassionati di ciclismo, e seguite sempre la Vuelta d'Espagna, sempre in compagnia del Mala!